cosa fare, qualcun altro preferiva esporre se stesso, per cui alla fine la schiavitù non è mai stata così aberrante come sotto i cristiani. Il problema reale è che sia nella società romana sia nelle altre società antiche il termine schiavitù non ha lo stesso significato che ha coi cristiani. Cioè, noi siamo abituati a considerare gli schiavi con la stessa ottica con cui i cristiani ci hanno insegnato che sono gli schiavi. In realtà, per esempio, la schiavitù in Egitto, le piramidi non sono mai state costruite dagli schiavi. Fino alle lotte con gli ebrei, alla fazione ebraica, non c'è mai stata la schiavitù in Egitto. Le piramidi furono costruite dai salariati, furono i cristiani a dire le stupidaggini che in Egitto c'erano gli schiavi. Per quanto riguarda la società romana, la schiavitù nella società romana non era così come viene fatta nel cristianesimo. Nella società romana la schiavitù non era altro che un nome con cui definire i servi, il servaggio in generale. E l'affrancamento dal padrone, dalla casa, era normalissimo, come erano normalissime anche le fughe. Mentre invece nel cristianesimo questo non avverrà mai. E questo è vero, non solo che il cristianesimo aumenta 1.000 volte più violentemente la schiavitù, ma porterà la schiavitù fino a oltre il 1700 negli Stati Uniti. Per cui quel signore che ha detto che Gesù avrebbe detto che tutti gli uomini sono uguali non è vero, questa è pura propaganda. Ed è anche una propaganda molto sporca che è stata fatta. Questo tanto per chiarire. Gli uomini sono uguali, dice Gesù, in ginocchio davanti a me, e questo è il senso della sua predicazione in generale. Un'altra cosa da aggiungere, nella conferenza che abbiamo tenuto, sono rimaste alcune cose in sospeso, e voglio parlare appunto di quelle cose oggi che abbiamo lasciato in sospeso. Nella trasmissione di oggi parleremo di tre questioni essenzialmente, che in conferenza non siamo andati a precisare per vari motivi. Il primo è la questione di libertà. Abbiamo un problema nell'affrontare le persone sottomesse al cristianesimo. Infatti c'è una persona che ha detto che lei era libera. Dire ad una persona che si sente realizzata nella propria fede, hanno realizzato la tua distruzione, ci pone dei problemi etici. In quanto noi possiamo essere feroci e determinati contro chi distrugge il divenire degli esseri umani, ma non ci sentiamo di disprezzare le loro vittime, se non quando si fanno a loro volta aguzzini, cioè si prestano a distruggere il divenire di altri esseri umani. Vi ricordo che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un po' di pazienza, grazie. Il primo problema lasciato in sospeso durante la conferenza di Vicenza è stato quello del problema: quando è che si è liberi? Io o voi siamo liberi? E questo problema ci è stato posto appunto da una cristiana. D'altronde, il problema della libertà è sempre stato associato alla felicità. Quando si è felici e liberi? Questo è un problema non indifferente, in quanto non esiste la definizione etico-sociale della definizione di libertà e di felicità del paganesimo all'interno dell'uso comune che viene fatto di questi termini. Pertanto, come spesso accade, usiamo termini uguali per definire cose diverse. Libertà e felicità sono termini relativi atti a determinare il fine del proprio processo di vita, sociale o religioso. Per un cristiano, la sua libertà si realizza quando si realizza la sottomissione assoluta al suo Dio. Magari si sottrae al controllo della gerarchia religiosa, ma è perfettamente assoggettato al suo Dio, alla sua morale, alla sua eticità, al suo fare come macellaio di Sodoma e Gomorra. Il suo stato di assoggettamento lo porta anche ad essere tollerante, al punto tale da tollerare le ingiustizie più feroci, fatte in onore della sua fede, è soddisfatto di vivere in uno stato psicologico che la sottomissione gli concede. La libertà nel cristianesimo è sottomissione al suo Dio. La sottomissione al Dio cristiano dà un senso di piacere, purché nessuno metta in discussione la sottomissione stessa. A differenza del cristianesimo, nel buddismo
La libertà e la felicità si raggiungono quando si supera il dolore, sotto tutti i suoi aspetti. Superando il dolore si giunge all'indifferenza soggettiva per tutto e tutti. Nessuno può coinvolgere il santo buddista in quelle che lui chiama le bassezze del mondo. Nel cristianesimo la vita è perciò il cristianesimo, la vita e perciò la libertà è sottomissione completa e attiva al suo Dio. Nel buddismo è superamento del dolore e della vita terrena. Nel paganesimo politeista la vita è sfida. Sia l'atto di sottomissione che l'atto di superamento del dolore, con il troncare delle relazioni soggettive col mondo, sono atti restrittivi del divenire umano, sono attività di riduzione della percezione umana. Nel paganesimo politeista la vita è sfida, è dilatazione dell'individuo nell'esistente. La libertà nel paganesimo politeista è un processo di dilatazione, dal momento che non esiste un momento in cui l'individuo cessa di dilatarsi, non esiste la libertà come fine delle sue azioni, ma esiste un processo continuo di liberazione. Nel paganesimo politeista si diventa liberi alla fine dei mutamenti e comunque si è sempre legati alle proprie determinazioni e alla propria necessità, anche se queste si trasformano continuamente. Nel paganesimo politeista non si è mai liberi, ma si agisce liberandosi continuamente. Da qui la felicità è uno stato di essere nel quale si ha la possibilità di rimuovere gli ostacoli attraverso i quali costruire una nuova oggettività. La felicità è lo stadio costante dell'esistenza e cessa nel momento stesso in cui gli ostacoli alla soddisfazione dei nostri bisogni e del nostro divenire sono insormontabili. La felicità è l'essenza dell'esistenza e del fare pagano, ma la libertà è l'attimo successivo a quello presente. Dunque, non si può paragonare la libertà nel paganesimo politeista col concetto di libertà del cristianesimo, per quanto il concetto di libertà nel cristianesimo sia dilatato e sviluppato dalla soggettività delle singole persone. Libertà nel paganesimo politeista è una divinità che non si può raggiungere, ma si può nutrire dentro di noi attraverso il nostro fare. Non è un fine da raggiungere. Raggiungere la libertà significa uccidere la coscienza di sé. Libertà dentro di noi, troncando le relazioni con la coscienza libertà espressa dal circostante. Sappiamo perfettamente come per i cristiani e anche per quelli che non si dicono cristiani, ma che si sono nutriti dei concetti espressi dalla filosofia scolastica, sia inconcepibile la percezione della coscienza di sé libertà. Per loro libertà è solo un concetto o uno stato di essere, e non un divino da sviluppare dentro di loro per metterlo in armonia con un divino nel circostante. Un pagano politeista non è mai libero, ma pratica e sviluppa la propria libertà, trasferendone questo sviluppo all'intero sistema sociale. Un pagano politeista sarà sempre felice mentre rimuove i suoi ostacoli che impediscono il suo divenire, lo sviluppo della sua percezione, lo sviluppo del suo divino in relazione al divino circostante. Un pagano politeista è sempre felice anche quando sta imprecando contro ostacoli che gli sembrano insormontabili. Nel paganesimo politeista la felicità è costruzione costante del proprio divenire. Non possiamo confrontare il significato dei termini come noi li usiamo col significato dato a quei termini dai cristiani, in quanto il loro significato ha lo scopo di sottomettere gli esseri umani e non di dilatare il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Questo è il motivo per cui noi abbiamo qualche problema ad affrontare chi si presume libero e felice per la realizzazione della sua sottomissione ad un Dio padrone o ad una fede. Queste persone sono pronte a dirci che noi, anche se parliamo di libertà, non siamo liberi, siamo troppo decisi, troppo arrabbiati, non siamo distaccati. Per un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, essere libero significa essere indifferente.
Noi pratichiamo il divino espresso da libertà nel momento stesso in cui tutte le tensioni del mondo ci attraversano e ne diventiamo parte. Queste tensioni attivano in noi il nostro fuoco e quel fuoco è il divino espresso da libertà, il divino di cui siamo parte. Scusate. Noi non possiamo essere indifferenti al mondo, ma nello stesso tempo dobbiamo esercitare il nostro intento affinché non disperda il nostro fare in mille rivoli delle tensioni del mondo. Dobbiamo concentrare il nostro fare per alimentare il respiro di libertà. Libertà è il divino che ci circonda e che alimenta il divino libertà che è in noi e che preme per svilupparsi. Dunque noi non possiamo conoscere la felicità dell'indifferenza e nemmeno possiamo accontentarci di brontolare e lamentarci, ingannando noi stessi. Un pagano politeista è un costruttore di mondi e usa il suo intento per costruire e sviluppare libertà. Dunque noi non siamo indifferenti, siamo coinvolti in tutte le trasformazioni del mondo, di cui siamo parte attiva. La nostra felicità consiste nel seguire le tensioni del mondo attraverso il nostro intento, svilupparci in esse, estendere noi stessi in quelle tensioni, anche se le tensioni che spesso ci giungono sono dolorose. Per questo motivo, mescolando nel nostro crogiolo, noi esercitiamo il nostro intento affinché le tensioni del mondo nutrino il nostro fare senza soffocarci col dolore della distruzione che arriva da quegli esseri umani che fanno di felicità e libertà illusorie motivo di inganno per se stessi, per i loro figli, per il sistema sociale in cui vivono. Pertanto, nessuno troverà mai un apprendista stregone libero dalle tensioni del mondo, ma lo troverà sempre invischiato in esse e carico di quanto da esse attinge, col quale costruirà il proprio divenire. Noi dunque non siamo liberi, ma siamo libertà. E questo è il primo problema che abbiamo lasciato in sospeso nella conferenza. Il secondo problema è quello relativo agli gnostici. Cioè, nella conferenza c'era un signore intervenuto, il quale era molto vicino alle posizioni gnostiche e abbiamo confrontato più o meno la nostra diversità, le nostre visioni diverse. Ci è stato chiesto cosa ci fosse di diverso fra la nostra filosofia e quella degli gnostici. Noi abbiamo spiegato le differenze sostanziali ed esclusivamente le differenze. Nonostante che gli gnostici parlino di sviluppo del corpo luminoso nell'essere umano come sviluppo della scintilla divina di Sofia, noi dobbiamo sempre tenere presente che la linea della stregoneria prodotta dagli gnostici è stata sconfitta. Quando dico che è stata sconfitta, non dico che gli gnostici sono stati sconfitti, ma che l'intera struttura di pensiero con le relazioni magiche fra gli stregoni gnostici e il circostante si è dissolto. Cosa significa questo? Significa che anche se noi riproduciamo intellettualmente i concetti, questi sono vuoti perché non significano assolutamente nulla. Esprimono dei concetti, ma questi non sono in grado di modificare gli esseri umani che li esprimono. Diventano puro esercizio intellettuale. Per questo motivo, anche se noi riconosciamo agli gnostici il merito di aver tentato di fermare l'orrore cristiano volto a distruggere il divenire umano, non possiamo riferirci a loro, in quanto quel contenitore è vuoto e svuota ogni essere umano che tenta di usarlo. In altre parole, ogni persona che scimmiotta l'idealità gnostica si trova comunque in ginocchio davanti al Dio dei cristiani. Questo è il significato della sconfitta in stregoneria. E questa era la seconda questione lasciata in sospeso. La terza questione che abbiamo lasciato in sospeso durante la conferenza di Vicenza è stata quella che ci ha posto un signore che ci ha attaccato per difendere il pensiero cristiano, cioè ci ha attaccato per modo di dire, cioè ha impostato la discussione, e nel far questo ci ha fatto i migliori complimenti che noi potevamo ricevere. In realtà ha detto,
In 65 anni io queste idee non le ho mai sentite e sì che non vivo isolato e mi interesso di quanto succede. In realtà questo è il migliore apprezzamento. Scusate. È il migliore apprezzamento che potevamo ricevere, in quanto quello che noi esprimiamo è il divenuto di milioni di persone bruciati sui roghi, milioni di persone che sono morte per un respiro di libertà qualsiasi, per uscire dall'orrore cristiano. E noi siamo l'ultima linea, l'ultima uscita da tutto questo. Chiaramente il nostro lavoro servirà da base per altre persone, per fondare una libertà ancora maggiore, per sviluppare ulteriormente il respiro di libertà. Questo Signore ha detto che in fondo siamo uguali, in quanto Lui ai Suoi figli ha insegnato il cristianesimo, come io a mia figlia ho insegnato la mia dottrina. Davanti a questa affermazione noi non siamo in grado di ribattere, in quanto qualunque cosa avessimo detto lo avremmo offeso. Se in Lui avessimo scorto un individuo che metteva in ginocchio gli esseri umani, non ci avremmo fatto nessun scrupolo. E noi abbiamo scrupoli soltanto per le vittime di chi mette in ginocchio gli esseri umani, non per gli aguzzini. In realtà il cristiano insegna a suo figlio la dottrina cristiana, in quanto egli è immagine e somiglianza del suo Dio, creato. Io non posso insegnare a mia figlia la mia dottrina, perché non ho una verità da proporgli, ma ho un cammino di libertà che devo io percorrere. Io sono la persona che deve educarsi e crescere continuamente. È chiaro che a mia figlia le cose che a me darò a mia figlia le cose che a me piacciono. Mi sentirà inveire contro quelle che io considero ingiustizie, ma comunque queste cose sono finalizzate alla mia crescita, non sono finalizzate alla sua crescita. Il bambino cresce imitando il fare di chi gli sta attorno. Se chi gli sta attorno va in chiesa e si mette in ginocchio, egli considererà bene mettersi in ginocchio. Se chi gli sta attorno spaccia eroina, egli non troverà nulla di male a spacciare eroina, ma inventerà nuovi modi per far festa alla polizia. Se un bambino cresce con persone che cercano di crescere sviluppando la propria conoscenza e la propria consapevolezza, egli agirà sviluppando la propria conoscenza e la propria consapevolezza, in quanto attraverso quello egli fonderà la propria esistenza. Queste scelte nel bambino vengono fatte nei primissimi anni di vita, prima ancora che riesca a parlare. Quando il bambino parla e descrive il mondo, le scelte interiori sono già state fatte. In questo, di questo un cristiano non è in grado di rendersene conto. E queste sono le tre questioni che abbiamo praticamente lasciato in sospeso nella conferenza. In ogni conferenza pubblica che si fa c'è un dibattito, e il dibattito prevede sempre un'uguaglianza fra lo spettatore e l'oratore. Cioè lo spettatore non può insultare l'oratore e l'oratore non può insultare l'ascoltatore. Perché? Perché in quel momento sono uguali, sono alla pari. Allora, esiste un limite che è invalicabile, un limite che è invalicabile in modo diretto. Cioè io non posso dire a un padre di famiglia: tu sei uno schiavista perché tu a tuo figlio lo hai messo in ginocchio davanti a un assassino. Questo io non glielo posso dire. Perché non glielo posso dire? Perché in effetti, oltre a quell'azione, egli ha affrontato una massa enorme di problematiche nella vita, ha affrontato delle contraddizioni, ha affrontato delle sfide, ha affrontato delle ingiustizie e ha fatto del suo meglio, o almeno si presume che abbia fatto del suo meglio. Pertanto io non posso condannare l'intera persona, posso invece pensare e devo pensare che quella persona ha fatto tutto quello che era in suo potere per fare del suo meglio per i suoi figli e per la società in cui viviamo. Al contrario invece io posso usare molta più forza e molta più determinazione per quanto riguarda i concetti generali, perché i concetti generali servono a modificare il pensiero delle persone. Ancora
posso essere durissimo, e questo fa parte dell'ideologia pagana, cioè del pensiero pagano, posso essere durissimo e ferocissimo, tanto più in alto salgo nella gerarchia di chi ha in mano il potere. Cioè, tanto più è in alto colui che determina la sottomissione degli esseri umani, e tanto io devo essere duro e feroce, mentre invece non posso essere duro e feroce nei confronti degli ultimi anelli della catena, delle persone più deboli. Questo è un principio fondamentale del paganesimo. Si è duri e determinati rispetto a chi è socialmente più forte. Non si può essere duri e determinati su chi è socialmente più debole. E allora, partendo da questo principio, nella conferenza si è dovuto non appesantire certe contrapposizioni. Non potevamo appesantire la contrapposizione degli gnostici, non potevamo appesantire la questione educazionale, non potevamo appesantire il concetto di libertà. Per cui ho voluto per quelle persone, alcune della radio che sono venute ad ascoltarci in conferenza, ho voluto fare queste puntualizzazioni affinché sappiano che non è il fatto che noi siamo uguali al fare dei cristiani, siamo diversi, soltanto che certe cose vanno mantenute, anche se nella conferenza sono stato sufficientemente determinato. In quanto i principi che noi andiamo a dire non sono tanto per dire, sono una questione di vita o di morte, cioè i concetti, il pensiero, non è un pensiero tanto per fare, tanto per dire, tanto per passare una mezza giornata, è un pensiero che ha lo scopo di costruire il futuro, di porre delle basi nel futuro, per quanto piccolo sia questo futuro, per quanto miserabile possa essere. Pertanto, il pensiero non è una cosa tanto per giocare. È una cosa fondamentale, almeno per chi lo usa come elemento fondamentale. Scusate. Poi, se vogliamo giocare con i concetti, se vogliamo essere furbi, se vogliamo essere retorici, se vogliamo fregare l'avversario, allora è un altro discorso. Però noi queste cose non ci appartengono. Se qualcuno ci chiede se le tasse vanno pagate o non vanno pagate, noi siamo precisi. Le leggi vanno rispettate, vanno modificate, ma vanno rispettate. Non facciamo la furbata del dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Questa è una cazzata. Devono vergognarsi chi l'ha usata come furbata. Le persone affrontano la vita e affrontano la vita spesso a denti stretti. A volte prendono di quelle mazziate che ci lasciano la testa. Essere furbi per me è una cosa vergognosa. Bene, a questo punto vi ho parlato dei concetti fondamentali del paganesimo che abbiamo affrontato durante la conferenza. Nella conferenza noi l'abbiamo praticamente sviluppata in due parti. La prima parte accennava alla creazione, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano e l'essere assolutamente necessario. A proposito, se qualcuno vuole telefonare, ricordo che il numero di telefono di Radiogamma è 049 700 700. Se qualcuno che ha assistito alla conferenza magari vuol dirmi cosa ne ha pensato, magari mi dirà cosa ne ha sentito, mi farebbe anche piacere. Era divisa in due parti, diciamo, e la seconda parte invece era l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica. Il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. In pratica, nella prima parte si partiva dalla creazione, si parlava della vita e della morte, si parlava come il mondo che ci circonda sia un mondo divino, sia un mondo di coscienze consapevoli di sé, e come il fine di tutta l'esistenza, dalla creazione alla vita e alla morte, al divino circostante, fosse quella, attraverso un processo di mutamento, di dare vita, di costruire questa coscienza universale. Questo è fondamentale perché altrimenti non si spiegherebbe né la stregoneria né la magia. Cioè, la magia è ogni atto che, trasformando il circostante, trasforma noi stessi. Cioè, quando io faccio un atto e concentro la mia attenzione, concentro il mio intento, concentro la mia volontà, le mie determinazioni, trasformo il circostante. Trasformando il circostante modifico me stesso. E questa è la magia. Se però io affermo
che l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, io non sono più modificabile, perché io sono perfetto ad immagine e somiglianza di Dio. Cioè non ho più un cammino di sviluppo di me stesso. Devo essere semplicemente grato al Dio, punto, e basta. Cioè non ho più un impegno nell'esistenza. Non esiste più il concetto di libero arbitrio. Perché anche se io dicessi, Dio mi ha fatto scegliere, sì vabbè, però cosa? Per che cosa? Per dove? Dov'è la scelta? Una scelta è data alla pari. Se io alla fine della mia scelta ho una punizione o un premio, non è più una scelta, perché sono scelte condizionate da punizioni o da premi. Pertanto la stregoneria e la magia possono esistere soltanto se si considera che i mutamenti dell'individuo sono, rappresentano una crescita dell'individuo e tutti gli esseri del circostante con le loro coscienze hanno uno scopo, quello di arrivare alla fine del ciclo dei mutamenti costruendosi continuamente fino a produrre l'essere assolutamente necessario, la coscienza universale. Perché io uso il termine l'essere assolutamente necessario? Perché io mi sono studiato abbastanza la critica alla ragion pura del signor Kant. E dopo che il signor Kant smonta tutte le prove sull'esistenza di Dio, cioè le prove dell'esistenza di Dio, praticamente dimostra logicamente che non esiste una prova che Dio esiste, alla fine di tutto questo bellissimo sproloquio arriva a affermare sì, però, siccome io voglio credere in Dio, ergo io credo in Dio. Allora, prima va a smontare tutte le prove dell'esistenza di Dio, dopodiché dice, ma io credo in Dio perché io voglio credere in Dio. Cosa significa questo? Significa che per lui non è importante che esista o non esista Dio, non è importante le determinazioni che questo producono, ma dice, siccome a me mi è stato, attraverso l'educazione, attraverso l'imposizione infantile, insegnato e costretto a credere nell'esistenza di Dio, ormai io non posso più fare a meno di credere nell'esistenza di Dio. E io gli dico, caro signor Kant, col cavolo, io a questo gioco non gioco. E allora cosa ho fatto? Ho preso il suo termine, l'essere assolutamente necessario, che lui usa per definire Dio nella sua critica ragion pura, e l'ho messo dove lo mettono gli stregoni, cioè alla fine del tempo. Cioè la costruzione che l'esistente in questo momento va a fare. Naturalmente questo cosa implica questo? Che non solo non esiste un Dio che ha creato, ma è proprio l'esistente, il mondo che c'è in questo momento, che alla fine delle sue trasformazioni, alla fine dei suoi mutamenti, va a costruire Dio, cioè va a costruire quella coscienza universale che possiamo dargli gli stessi attributi che i cristiani danno a un ipotetico inventato Dio creatore. Per cui a questo punto è possibile la magia, a questo punto è possibile la stregoneria, a questo punto è dovere di ogni essere espandersi nel mondo, espandere nell'esistenza, accrescere il proprio potere di essere, accrescere se stesso, usare la propria volontà, le proprie determinazioni, perché la vita è un'occasione attraverso la quale fondare il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. È un dovere dell'essere. Non si può più essere sottomessi, non si può più essere schiavi, non si può più accettare supinamente la parola di un qualunque profeta, perché a quel punto si distrugge il proprio divenire. Ci si mette in ginocchio, si accetta la verità come verità rivelata e nel momento stesso in cui si accetta la verità rivelata si rinuncia a sviluppare se stessi e a percorrere i sentieri nell'eternità dei mutamenti. Cioè praticamente non si fa altro che costruire una forma di suicidio. Questo lo abbiamo spiegato durante la conferenza, passando dopo alla seconda parte della nostra spiegazione. Scusate ancora. Nella seconda parte abbiamo detto, ma allora a questo punto, date queste premesse, come ha potuto la concezione religiosa cristiano-cattolica, che non ha nessun attributo sociale, nessun attributo umano, a diventare padrona del sistema sociale? Ed ecco venire fuori la spiegazione. Vediamo un attimo. Pronto? Buongiorno. Adesso quello che sostenere, perché riferendosi a Carlo prima, hai detto la stessa roba vostra,
dicendo che l'associarsi, l'associarsi è un termine preciso che serve per far potere. In realtà bisogna, non qui, ma è già rinnegando, già questo riconoscere, la crescita dell'individuo da quando che nasce in poi. Questo è quello che voi altri vi smentirete molto facilmente. E voi invece sempre i soliti, siete tutti precisi. No che se fa comodo dire che se cosa si dice, pagani o cristiani o comunisti o socialisti o liberali, tutte storie che non vanno a niente, niente, niente. Perché faticare, fa spusa faticare, più non vuoi mia faticare, più. Se quella è la storia. Va bene, ciao. Ciao, 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 ciao. Questo signore ha un problema fondamentale. Questo signore è in ginocchio davanti a un potere. Qualunque cosa lo smuova dall'essere in ginocchio davanti a un potere lo disturba. Cosa ha detto questo signore qua? Siete tutti uguali. Cosa vuol dire che siete tutti uguali? Che io sono uguale a Wojtyla? Ma siamo matti. Io uguale alla fogna. Io predico e sviluppo il concetto di libertà. Ed è quello che io voglio fare, ed è quello che ogni pagano politeista cerca di fare. E nessuno ci paga per farlo, anzi, ci paghiamo di tasca nostra. Però a questo signore è talmente inferocito rispetto a chi parla di libertà, che dice tanto siete uguali a tutti gli altri. Ed è un modo per nascondere la testa, fare come gli struzzi, nascondere la testa sottoterra. Non guardiamo le cose, non affrontiamo la realtà, dobbiamo aver paura della realtà. E il concetto di paura della realtà è un concetto che è ben conosciuto in stregoneria. Il percorso attraverso il quale un essere umano si sviluppa, nella stregoneria, in particolare nella stregoneria castanediana, attraversa quattro fasi, ed è la paura, la lucidità, il potere e la vecchiaia. Nel primo, questi quattro possono essere definiti come dei nemici dell'essere umano. La paura è quella che non ti permette di chiamare le cose col loro nome, di affrontare le cose per quello che sono, ma devi distruggere ogni cosa che ti varia il pensiero, che ti disturba il pensiero. E questo lo troviamo nell'essere in ginocchio. Quasi tutti i cristiani in ginocchio, non sto parlando di quei cristiani che si sono fatti la loro costruzione del divino, la loro costruzione di un Gesù mitico, sto parlando dei cristiani, quelli che seguono gli insegnamenti cristiani e quelli che mettono in ginocchio gli esseri umani, hanno paura di qualunque cosa disturbi il proprio pensiero. Qualunque cosa disturba il proprio pensiero, loro sono terrorizzati. E qui ne abbiamo avuto un esempio. Il secondo esempio è la lucidità. Quando si supera la paura, quando non si ha più paura di affrontare le cose, subentra la lucidità, cioè tutto diventa chiaro, tutto diventa ovvio, tutto diventa semplice. E il nemico della lucidità è il credere che a tutti quanti sia ovvio, che a tutti quanti sia semplice, che a tutti quanti sia possibile. Cioè credere che la lucidità non sia il prodotto delle proprie trasformazioni, ma sia una specie di dono divino, e questo è il secondo nemico che arriva. Quando invece si continua a sviluppare la lucidità e non lo si accetta come dono, non lo si vende come dono, arriva il terzo nemico. Il terzo nemico è il potere di essere, cioè è lo sviluppo del potere che c'è dentro. Il potere che c'è dentro deve essere sviluppato per il potere che c'è dentro, per quello che a noi personalmente serve. Se noi lo trasferiamo sul sociale, per essere potenti sul sociale, abbiamo una sconfitta. Il terzo nemico che arriva allo stregone è la vecchiaia. La vecchiaia è un nemico che non si può combattere. La vecchiaia arriva e distrugge il corpo fisico. Uno stregone vince la vecchiaia soltanto accettandola. Perché questo? Perché ha passato una vita per costruire se stesso ed è il momento di cominciare a trasferire la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. Uno stregone che si aggrappa alla vita, che si aggrappa a tutti i costi alla sopravvivenza del corpo fisico, giunge alla sconfitta, non fa altro che distruggere il proprio corpo luminoso. Bene, abbiamo sentito la telefonata di questo signore, che io non ho voluto interrompere perché è importante
È importante per capire quanto ogni cosa si presenti sul piano della vita venga tagliata non tanto da chi ne ha interessi. Io ho avuto una proposta, per esempio, per tenere una conferenza con delle persone del centro antisette, roba del genere. Io l'ho già vista queste persone qua, centro di controllo, io le ho già viste, sono delle persone nere. Praticamente se io facessi una conferenza con loro, farei pubblicità a loro, non ho nessun problema. Se loro vengono alle mie conferenze possono prendere tranquillamente la parola come vogliono, insomma, naturalmente saranno ribattute come si deve, però praticamente non farei altro che fargli pubblicità a loro, perché noi abbiamo il pensiero, noi abbiamo il cammino di libertà della società in cui viviamo, non loro. Loro si divertono a mettere in ginocchio e a distruggere qualunque cosa venga costruita, qualunque tentativo di espansione degli individui. Loro sono dei cani da guardia del cristianesimo, pertanto vanno soltanto disprezzati. Io ne ho già visto uno, l'ho messo anche a fuoco, ed era un individuo nero, ma veramente nero, cioè nel senso che il suo alone era nero. Scusate ancora, ma il caldo è piuttosto atroce. Per cui non vado a scontrarmi con personaggi di quel genere. Anche perché il mio interesse non è quello di scontrarmi con dei personaggi per mettere in luce una cultura. Il mio scopo è quello di costruire la liberazione degli esseri umani. Il mio scopo è quello di sviluppare un sistema di pensiero, una filosofia che serva per aiutare le persone a liberarsi da quello che hanno. Naturalmente le persone possono prendere tranquillamente la mia filosofia, il mio pensiero e buttarlo nel cestino delle immondizie. È una scelta che possono fare benissimo. Però io, a me non mi interessa mettere in luce o aver palcoscenici diversi, anche perché sarebbe per loro il palcoscenico. Cioè è talmente vuoto il loro pensiero che il palcoscenico sarebbe per loro. E a me non mi pagano per fargli palcoscenico a loro. Tornando ancora sempre alla conferenza che abbiamo tenuto, a quel punto abbiamo espresso la... Vediamo un attimo. Di filosofia, roba così. Sì. Volevo sapere se c'è qualche libro che mi può dare una delucidazione su quello che stai così dicendo. Perché io ti ho già seguito da 2 o 3 volte, no? Sì. Vorrei capire meglio cos'è questa stregoneria, cioè di quello che stai parlando. Senti, allora. No, non ti sento. Mi senti adesso? Sì, sì. Allora, mo ti spiego. Quello che noi parliamo qua, no? Qui in radio, è un prodotto nostro. Ah, capito? Personale. Esatto. Cioè noi abbiamo lavorato qualcosa come 15 anni circa. E veniamo fuori da, cioè io personalmente vengo fuori da un percorso durissimo, no? Per cui se io ti do qualcosa di leggere, ti do qualcosa di leggere di mio. Ah, capito. Capito? Questo è il problema. Siccome io normalmente i libri li tiro a computer, li vendo soltanto durante le conferenze, se no li regalo. Tanto per comprenderci. Per cui io posso soltanto farti avere del materiale mio. Cioè, io praticamente ho scritto 6 libri per il momento, sono pronti. È pronto il libro dell'Anticristo, che fu il primo che scrivemmo. È pronto Gesù di Nazareth e l'infamia umana, che però è un libro ancora in espansione, che è un'analisi di alcuni concetti del Gesù di Nazareth dei Vangeli. È la teoria della filosofia aperta, che è un libro di analisi dei concetti filosofici sintetici dai post-kantiani fino ad oggi, più o meno. E poi c'è il Sentiero d'Oro, che è la Devozio che sto parlando adesso, che è un'analisi della religione romana, e Ciò che porta a diventare eterni, che è un'altra analisi sotto un altro aspetto della religione romana, e poi ci sono un libro sulle trasmissioni che teniamo. Ho capito. Niente, allora, cioè per il momento, perché ho detto, guarda, prima magari di partire per le ferie, mi prendo qualche libro e ho qualche delucidazione in merito. Perché vi sto seguendo, cerco anche di seguirvi con certa logica. Non è facile, perché appunto no, non si capisce da dove parte tutta sta roba. Sì, infatti è assolutamente, è vecchia come il mondo, sì.
però la costruzione è nostra. Certo. Cioè noi siamo responsabili quanto diciamo. Cioè quando io dico io sono un apprendista stregone è perché io quelle cose le ho sperimentate, dopodiché sono andato a studiare la filosofia, sono andato a studiarmi le cose per capire come esporre quelle cose senza essere fatto passare per matto. Ho capito. Capisci? Ho capito tutto. Comunque allora a questo punto l'unica possibilità è che magari un giorno in radio vengo giù e mi faccio, non so, mi faccio pervenire qualche libro tuo. Sei tanto distante dalla radio? No, non sono molto. Senti, se vuoi, io qui ho una copia di quelli che uso io. Cioè, sono abbastanza scorretti perché sono i primi. Però il pensiero c'è tutto. Se vuoi te ne posso regalare uno. Sì, solo che adesso non posso venire. Il giovedì prossimo allora. Mi trovi in vacanza. Comunque quando torno dalle vacanze, volentieri. Va bene. Perché avrei piacere così di capire un attimo di più la dinamica di questo tipo di pensiero. Perché lo trovo originale. Sì, sì, ma infatti lo è originale. Perché se io vado al di sopra, diciamo, di tutte le mie di tutti i miei condizionamenti, è chiaro che c'è la libertà creativa di poter entrare in qualsiasi momento, in qualsiasi, diciamo, dimensione, che può essere spirituale, che può essere così anche etica, no? Sì. Ecco, l'importante è che siamo liberi, diciamo, di recepire senza coinvolgerci più esatto. tanto, no? Ecco, esatto. Trovo che sia interessante la ricerca che io sto facendo per capire il mio mondo. Tu hai capito il tuo, io voglio capire il mio. Sì, ma guarda che quello che noi diciamo è che c'è sempre apertura, no? Nel senso che la verità per noi è una descrizione di un livello di libertà raggiunto. Per cui ogni volta che io mi libero di qualche cosa o espando me stesso, ho descrizioni diverse, per cui ho un'altra verità. Sì, cioè, sì. Ma sono d'accordo. Capisci? Ti dirò che sono stata giù a Padova ancora anni fa e ho seguito i Rosa Croce, le storie. Sì. Ecco, per dirti moltissime cose che dicevano, però sinceramente il fatto di abbracciare delle cose a me non va bene. Infatti. E quindi l'importante è confrontarsi e parlare di certe cose. Ma vedi, quando uno abbraccia, delle cose, no? Quando esatto, praticamente non fa altro che afferrare una verità e non dico mettersi in ginocchio, ma dipendere da essa, no? Io trovo che ci sia una verità per ognuno di noi che abitiamo in questa terra. Sì, sì, ma infatti, ma anche perché l'universo è immenso e noi riusciamo a percepirlo soltanto una piccola parte. E in più partiamo da sviluppare la nostra percezione da delle storie diverse. Mm-hmm. Per cui la percezione sarà comunque una cosa diversa. Certo. Tutto per questo, cioè, nella conferenza, no? L'ultima parte, quando ho parlato del paganesimo politeista come religione, praticamente, gestalito, vediamo un attimo, esistono tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani, certo. Ma percorrono un solo fiume di mutamenti attraverso i quali diventare eterni. Sì, io penso solo una cosa, la cosa che mi riguarda, diciamo, personalmente, è, diciamo, il superamento della paura di certi termini che hanno un valore storico cioè sono determinati. Certo. Quando tu parli di paganesimo uno prende paura. Anche quando parlo di stregoneria? Ah sì, sicuramente. Cioè. Però a me non interessa fermarmi, diciamo, su questi limiti che sono popolani in un certo senso. Sì, ma cioè, però io già li ho spiegati, no, l'uso di questi termini. Sì. Comunque lo rispiego subito dopo che metto giù perché usiamo questi termini. Comunque guarda, se tu mi lasci una copia di Radio No, io non lascio copia di qui a Radio Gamma, perché non so neanche cosa lasciarti giù. Ah, cioè certo. Se vieni ti faccio vedere, te ne scegli uno. Allora tu dici quando torno. Tu al limite quando torni passi di qua. D'accordo. Va bene. Ciao. Parliamo subito perché noi usiamo il termine paganesimo politeista o stregoneria. Allora, entrambi questi termini sono dei termini spregiativi, noi li abbiamo già detto. Pagani era un termine che hanno coniato i cristiani per disprezzare quelli dei paesi che ancora non si erano convertiti e che erano dei poveri ignoranti secondo loro. In realtà loro erano ignoranti, non quelli dei paesi. E il termine stregoneria è un termine che è sempre stato usato in modo dispregiativo.
sempre stato usato in modo dispregiativo, però è stato affibbiato a delle persone che cercavano la libertà, che cercavano di sottrarsi dall'assoggettamento del macellaio di Sodoma e Gomorra. Noi abbiamo fatto propri questi termini, cambiandoli contro, cioè prendendoli per quello che sono in realtà. Pagano perché non esisteva un nome con cui definire le antiche religioni politeiste. I politeisti antichi non si sono mai definiti. E l'unico termine che è esistito è questo termine dispregiativo dei cristiani. Allora, per definire una costruzione religiosa aperta, cioè che non abbia un Dio specifico cui mettere in ginocchio gli esseri umani, l'unico termine che è rimasto è il termine pagano, e noi lo riempiamo di tutta quella filosofia positiva che avete sentito da questa radio. E questa è effettivamente la filosofia positiva del paganesimo, che poi l'abbiamo costruita noi, perché noi ci assumiamo la responsabilità fisica, personale e storica di quello che facciamo, quello è un altro discorso. Mentre invece un cristiano vi dirà che glielo ha detto Dio, o glielo ha detto Gesù, o glielo ha detto qualcun altro, non si prenderà mai la responsabilità personale di quello che fa e dice, e ne avrà la forza per difenderla. E il termine stregoneria è uguale. Il termine stregoneria è l'atto attraverso il quale l'individuo si sottrae dall'essere in ginocchio davanti all'orrore cristiano. L'atto di sottrarsi, vediamo un attimo. Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Senti, volevo chiederti la tua... Beh, intanto una cosa, potresti parlare di qualche cosa che è stato discusso magari durante l'incontro che avete avuto sabato lì a Vicenza? Sì. Ma qualche cosa interessante, accennare magari qualche ma cosa? Ma sai, non è che ci fossero state delle contrapposizioni molto, molto forti, sì. Vabbè, io volevo venire sinceramente, ma ho avuto il giorno prima problemi di lavoro e il giorno dopo ero in tilt. E veramente non sono potuto venire, se no... Mi dispiace, questo sarebbe stato interessante. Sì. No, cioè non ti... No, un'altra cosa, scusa, dopo sì, sì, sì. Per radio. Poi ho seguito, credo sia stata l'ultima puntata di Misteri, no? Sì. Che hanno fatto lì su Rai 3 all'inizio della settimana. E hanno parlato molto di Lourdes. Ah, di sì? Miracoli, eccetera. Naturalmente, insomma, sì, tre quarti delle voci e così...